ringraziamo Gabriele Romagnuolo, presidente dell'associazione Il Titolo, una delle associazioni promotrici dell'evento di questa sera qui a Cerignola in Piazza Matteotti, il Cherry Wine Festival. Gabriele, ti chiedo innanzitutto come ha avuto origine, qual è l'idea che ha spinto alla nascita di questo evento? Beh, l'origine è lontana, nel senso che noi nasciamo come associazione circa un anno fa e tra gli obiettivi che abbiamo all'interno dello statuto c'è quello dell'aggregazione, quello di mettere insieme degli imprenditori, quello appunto di raccontare il territorio. Allora, dopo un anno di promozione del territorio, con diversi eventi che abbiamo fatto, abbiamo deciso con Nicola Lopane, che abita oramai da anni la piazza, Piazza Mercadante, Piazza Matteotti, di mettere in piedi questo evento. In realtà è nato in sordina perché doveva essere una semplice degustazione presso i suoi locali e poi crescendo in realtà abbiamo deciso di ampliare il progetto e coinvolgere diversi locali e diverse attività. Le parole d'ordine di questa serata, di questa iniziativa sono ascoltare, cioè ascoltare le storie degli imprenditori, delle famiglie e dei prodotti che appunto producono e raccontare, cioè una Cerignola che vuole raccontarsi sotto una nuova luce diversa, insomma, di quella che è solita essere. Allora io dico una cosa, in realtà non è che c'è una Cerignola che ha un'altra luce, in realtà questa luce è sempre esistita. Quello che deve mutare dal mio punto di vista è il momento del racconto che deve essere diverso ed è quello che noi stiamo provando a fare, stiamo provando a dare luce e visibilità a chi fa produzioni d'eccellenza, a chi fa qualità, a chi si sforza di migliorare il territorio e lo stiamo facendo in forma aggregata. E questa è la chiave d'ordine della nostra associazione, il punto di partenza è quello di mettere insieme esperienze per raccontare un racconto che possa essere condiviso e quindi possa avere una ricaduta sul territorio maggiore. C'è una sfida all'orizzonte, quella di rimettere in produzione il Rosso DOC di Cerignola, sì. Puoi parlarcene meglio, insomma? Sì, allora il Rosso di Cerignola è una DOC del nostro territorio che ha un disciplinare approvato in Camera di Commercio negli anni 70 ed è un blend che prevede come produzione almeno il 55% di Nero e di Troia, che sostanzialmente identifica il nostro territorio e lo va a caratterizzare. Questa è una sfida che noi dell'associazione Il Titolo abbiamo lanciato a tutti i produttori dell'ATS, produttori di vitivinicoli Rosso di Cerignola DOC, nell'intento di creare un vino che possa caratterizzare principalmente il nostro territorio e possa far parlare di sé oltre i confini del nostro territorio, proprio in virtù del ragionamento che facevamo prima sulla qualità, sull'eccellenza, sulle capacità dei nostri produttori. Adesso serve un prodotto di riferimento che vada oltre i confini della città e possa quindi attirare quel turismo enogastronomico che secondo me può essere una chiave molto importante per un rilancio economico della nostra comunità. In conclusione ti chiedo, questo evento di oggi, venerdì 15 luglio qui a Cerignola, non vuole essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza? È assolutamente un punto di partenza. Io e Nicola Lopane, quando ci siamo parlati per la prima volta, come ti dicevo prima, lo abbiamo immaginato come un evento sotto misura, nel senso volevamo fare una semplice degustazione, poi man mano è andato crescendo, ma abbiamo dato sottotitolo prima edizione proprio perché c'è la necessità e la volontà da parte di questi produttori di raccontare sempre più e sempre meglio il nostro territorio e soprattutto allargare questa formazione aggregata, anche guardando i comuni limitrofi della DOC, proprio perché la DOC ricomprende i comuni di Stornara, Stornarella ed Ascoli Satriano. Quindi deve essere un racconto che deve necessariamente passare per l'aggregazione dei territori circostanti. Benissimo, grazie Gabriele. Grazie a voi ragazzi, grazie mille.
allora sì, grazie, mi dicono che il servizio, allora facciamo così, socializziamo con questo vino, lo annusiamo, chiudiamo gli occhi e questo è il segreto, chiudete gli occhi e cercate di ricordare questi profumi, quando li avete sentiti e a che cosa vi ricordano. Non ho sentito questo grande applauso per la nostra Antonella Cappelli. Avvicinatevi, avvicinatevi. Era spento. Grazie mille. grazie. E devo presentare anche il mio compagno di questa serata, Michele, che conoscete sicuramente meglio di me, Michele Cellamaro. Un grandissimo abbraccio. Un grandissimo applauso. Ciao a tutti, signori. Buonasera. Benvenuti. Avvicinatevi. Venite anche davanti al palco. Avvicinatevi, stringiamoci a corte, perché questa è una bellissima festa questa sera, un festival che è una festa prima di tutto dedicata al vino, il Cherry Wine Festival. Esattamente, la nostra prima edizione. E quindi abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto, insomma, per foraggiare questi eventi bellissimi. Permettimi di dire che è una gioia vedere una piazza piena finalmente, perché insomma abbiamo sofferto in questi anni, quindi è bello riprendere alla stragrande questa serata dedicata al vino, alla nostra terra cerignola, alla nostra Puglia, non solo cerignola. Giorno, quello davanti a me, un altro bellissimo giorno, tutto verrà da sé, ed è un regalo inatteso, questo mio nuovo sorriso, risponde ai miei perché, in questo bellissimo giorno.